Ritorna anche quest'anno a Scordia dal 19 al 21 aprile il Red Orange Fest, un evento unico nel suo genere per un'esperienza indimenticabile tra spettacoli, tradizioni, cultura e folklore nel paese delle arance rosse. Cutiludissi cataio all'assari, ma è più la morti che questo dolore. Ai 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 ai, moru 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 moru, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moru 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 moru. Vi aspettiamo venerdì 19 con i Beans, Massimo Bagnato e Domenico Centamore, sabato 20 con il gruppo musicale I Casentuli ed a seguire Mimmo Cavallaro, domenica 21 con Simona Sciacca insieme a diversi gruppi musicali locali. Red Orange Fest, una spremuta di sicilianità. Sabato 6 aprile, alle 19.30, a Nati in Sicily Show, ci sarà Giovanna Criscuolo e le Sister Up. Bentrovati, questi titoli del nostro telegiornale. Il Catania batte il Padova ai supplementari e vince la Coppa Italia di Serie C, feste e caroselli in città per tutta la notte. Il rogo del bar sul lungomare di Catania, ieri mattina all'alba si fa strada l'ipotesi della matrice dolosa, ieri il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco ha trasmesso alla Procura un'informativa di reato. Seduta straordinaria questa mattina del Consiglio Comunale di Catania, al centro del dibattito il progetto del nuovo terminal Morandi dell'aeroporto Vincenzo Bellini, presente l'amministratore delegato della SAF Nico Torrisi. Cronaca, denunciato il titolare di un autolavaggio, un 43enne catanese, per violazione delle norme in materia ambientale. Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi seduta straordinaria del Consiglio Comunale questa mattina a Catania per discutere del futuro dell'aeroporto Vincenzo Bellini e in particolare del terminal Morandi, per il quale esiste già un progetto che l'amministratore delegato della SAC ha voluto condividere con l'Assise. È andata lì per noi Alessandra Fondacaro. Nonostante la massiccia defezione dei gruppi consiliari di Lega, DC e di buona parte dell'opposizione, l'assise di Palazzo degli Elefanti è riuscita a riunirsi comunque questa mattina in seduta straordinaria su richiesta di alcuni consiglieri, primo firmatario Giovanni Magni di Fratelli d'Italia, per discutere dello stato attuale del terminal Morandi dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Noi siamo convinti che oggi abbiamo bisogno di un terminal adeguato, un terminal efficiente per i numeri importanti che già oggi l'aeroporto fa. Quindi è importante far sì che possano iniziare nuovamente i lavori del terminal B. Invitato alla seduta ha preso parte anche l'amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi, per condividere con il Consiglio il progetto del nuovo terminal già approvato dall'ENAC. Siamo pronti a demolirlo ed è l'opera più importante che dobbiamo realizzare proprio per lo sviluppo enorme che c'è nel traffico aereo. Dall'inizio dell'anno siamo già cresciuti di 250.000 passeggeri, non abbiamo mai smesso di crescere e continuiamo a farlo. Abbattere il vecchio terminal B per realizzarne uno che sia più moderno, funzionale, che soprattutto traguardi le esigenze non soltanto attuali ma quelle del futuro, che è un futuro sempre più ricco per il turismo in Sicilia e non soltanto per questo ma anche per chi viaggia per lavoro o comunque ha necessità, non avendo purtroppo altre infrastrutture, l'obbligo di utilizzare il mezzo aereo è assolutamente strategico e fondamentale. Siamo qua per mostrare un progetto che peraltro era già stato presentato, che è stato apprezzato e approvato dall'ENAC e che speriamo possa piacere ovviamente anche al nostro Consiglio Comunale. Pronti a valutare e a dire la propria sul progetto gli esponenti dell'MPA, con in testa il capogruppo Orazio Grasso. Da parte nostra diciamo che siamo in una sorta di fase attendista, vogliamo capire qual è il master plan che comunque ci esporrà la SAC e da quel punto di vista poi lavoreremo in base alle nostre considerazioni e cerchiamo di essere propositivi su tutte le iniziative che si potranno portare avanti anche mediante l'amministrazione comunale.
Come anticipato nei titoli, tra le notizie di apertura indubbiamente lo sport e in particolare il calcio. Grande festa ieri a Catania per la vittoria della Coppa Italia, ma diamo subito la linea al nostro Alessandro Fragalà. Grazie Martina per la linea, oggi abbiamo un po' invertito la scaletta solita del nostro telegiornale e dedichiamo questa apertura alla vittoria del Catania in Coppa Italia 4-2 ieri al Massimino vuoto o semivuoto, porte chiuse ma non troppo perché c'erano comunque un buon numero di persone, tanti giornalisti accreditati, 4-2 dei rossoazzurri, arrivato all'ultimo minuto dei tempi supplementari che ha regalato la Coppa Italia al Catania, una gioia in una stagione fino adesso assolutamente deludente, una stagione che non potrà prescindere da un risultato positivo però domenica in casa del Francavilla, perché altrimenti in campionato diventa veramente complicato. Ma andiamo a rivivere quelle che sono le emozioni della serata, il primo dei nostri servizi firmato da Leonardo Russo. Nel buio del campionato brilla la Coppa, che il calcio fosse strano e imprevedibile si sapeva già, ma ieri sera solo in pochi possono dire di aver indovinato il pronostico. Dopo l'andata persa per 2-1 all'Euganeo di Padova, il Catania ribalta la finale di Coppa Italia Serie C con un pirotecnico 4-2. Nell'ennesimo Massimino deserto, con unica voce quella di ragazzi e bambini provenienti da scuole calcio sparse nell'Interland Etneo, la spuntano gli uomini di Zeoli. Una partita, quella di ieri sera, per cuori forti. I rossazzurri sotto dopo appena 3 minuti riescono a ribaltarla sul 2-1. L'incornata di Perrotta a 15 minuti dal termine sembrava sancire il verdetto finale, ma ci pensa Marsura ad allungarla ai tempi supplementari. Grazie anche all'uomo in più si gioca una porta sola, con i biancorossi rintanati nella propria metà campo ma che riescono a tenere botta. Nuovamente nei minuti finali e con la quasi certezza dei penalty, il match winner che non ti aspetti. Costantino, dopo una stagione difficile, segna un gol storico per i rossazzurri, che alzano la prima coppa della loro storia. Un risultato senza dubbio di rilievo, ma che potrebbe avere un effetto collaterale ancor più importante. In una squadra spesso alle corde dal punto di vista psicologico, potrebbe essere questo il boost necessario per centrare salvezza e annessi playoff. Si lotterà per non tornare tra i dilettanti o per sognare il campionato cadetto. A partire già da domenica contro il Francavilla non si potrà più sbagliare, perché è bello restare nella storia, ma solo se si è dalla parte vincente di essa. Grande festa e caroselli in tutta la città, Piazza Europa subito dopo la fine della partita si è riempita di bandiere di tifosi rosso-azzurri, grande festa anche in campo, andiamo a sentire i protagonisti a cominciare dal presidente del Catania, Ross Pellegrino. Ora il prossimo passo è vincere la prossima Coppa. Noi abbiamo tanto lavoro da fare, però ciò fiducia della nostra squadra, siamo carichi per ora. È stato un anno un poco difficile, ma però col calcio è da così. Come dico sempre, avere un fuoco, avere lotta dentro è sempre a lottare fino all'ultimo secondo, perché in calcio all'ultimo 10 secondi si può perdere. È importante avere quello fuoco da dentro e portare fino all'ultimo secondo. 4 partite e poi saranno playoff o playout, dentro o fuori praticamente? Ah, andiamo in playoff, per vincere. Un gol al 90esimo, uno al 120esimo, come si fa a trasferire questa grinta anche al campionato? Se io avevo la bacchetta magica di questa domanda lo usavo già tempo fa. Purtroppo a volte gli episodi, le situazioni creano per queste grandi serate, no? Dicevo prima, sono contentissimo per il presidente Pellegrino. Ha dovuto subire in questo ultimo periodo un momento così non semplice per questione che lui ancora sta imparando a conoscere, e so quanto era grande il suo rammarico e dispiacere per non avere il pubblico qua, però io ho sempre pensato in un modo positivo. Stasera è il risultato di questi pensieri positivi. La volevamo portare in piazza Spedini, ma non ce la fanno portare a livello simbolico per regalarla a tutta la gente di Catania. E non è un caso che io mi trovi adesso nello studio di Futura Gol. Abbiamo deciso
di collegarci per l'inserto sportivo proprio da qui per ricordarvi che stasera alle 20.45 torniamo sul canale 77 con una puntata speciale di Futura Gol. Parleremo ovviamente della vittoria del Catania in Coppa Italia, ma ci proietteremo anche al campionato, perché non va assolutamente dimenticato che il Catania ancora deve raggiungere la quota salvezza. Grazie per la linea, linea al TG. 100 vigili urbani verranno assunti e assegnati ovviamente dal governo nazionale alla città di Catania. Ci spiega meglio nel suo punto G il nostro Gino Astorina. Punto G, appunti e disappunti di Gino Astorina. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbane e di controllo del territorio, il governo nazionale ha autorizzato il comune di Catania ad assumere 100 vigili urbani a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali semplificate. Un provvedimento tanto atteso che consentirà nel giro di 4-5 mesi di avere in servizio a tempo indeterminato 100 nuovi agenti con oneri finanziari che per i primi due anni saranno a carico dello Stato. Fino adesso si è cercato di tamponare questo grave disservizio aumentando le zone pedonali e ZTL in città, onde evitare il traffico automobilistico. Certo, ora si dovrà provvedere in fretta a cercare 100 raccomandazioni per l'espletamento del concorso, 100 divise e macchine di servizio da mettere a disposizione dei nuovi assunti. Finalmente tutti gli assessori potranno disporre di autisti a loro disposizione, gli uffici comunali potranno godere di un servizio celere di fotocopiatori. Il resto sarà utilizzato per regolamentare gli orari delle corse clandestine di cavalli, dei fuochi d'artificio ad uso personale e l'apertura straordinaria del giardino Bellini, onde dare continuità all'esercizio delle baby gang. Due saranno impiegati in Piazza Duomo a disposizione delle nuove generazioni per eventuali selfie, visto che negli ultimi 10 anni se ne erano perse le tracce. Si fa sempre più strada l'ipotesi della matrice dolosa dell'incendio che ieri mattina è divampato all'interno di un noto bar sul lungomare di Catania. Tutti i dettagli nel servizio di Alessandra Fondacaro. Il ritrovamento lo scorso novembre di una bottiglia con del liquido infiammabile nei pressi del bar del lungomare Cioccolato Caffè, dove ieri mattina all'alba è divampato un grosso incendio, aveva destato già alcuni sospetti. Sospetti che oggi sembrano trovare un fondamento, già a poche ore dal sopralluogo del nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco, inviato da Palermo per ricostruire la dinamica del rogo, che ha concluso i propri accertamenti insieme agli agenti della scientifica della Questura di Catania, trasmettendo alla procura etnea un'informativa di reato. Il sospetto dunque che si tratti di un atto intimidatorio, di una ritorsione, è forte. Il rogo potrebbe avere quindi una matrice dolosa. Nell'incendio di ieri, causato probabilmente dall'esplosione di una bombola di gas, è rimasto gravemente intossicato il titolare del laboratorio, che nonostante l'attività fosse chiusa da mesi, nel momento in cui è divampato il rogo si trovava all'interno dei locali. Pare che si sia recato autonomamente al pronto soccorso, dove si è presentato con ustioni di secondo grado sul 10-15% del corpo e a causa dell'inalazione di fumi caldi è stato intubato e trasferito in rianimazione. Ancora a cronaca, i carabinieri della stazione di Librino hanno denunciato il titolare di un autolavaggio, un 43enne catanese, per violazione delle norme in materia ambientale. È stato accertato come l'impresa fosse esercitata in assenza di controllo degli scarichi delle acque reflue industriali ed in carenza delle autorizzazioni allo scarico. Sequestrata l'intera area adibita ad autolavaggio e tutte le relative attrezzature da lavoro, è disposta la chiusura definitiva dell'attività. Al momento della verifica sono stati trovati anche 5 lavoratori in nero, in quanto prestavano la propria opera senza un regolare contratto di assunzione, ed è quindi scattata per il titolare la maxi sanzione di 9.000 euro. Nuovo appuntamento con la sporcizia a Catania. Francesco Bianco con il suo smartphone si è recato in un tratto della centrale via Caronda. Ecco quello che ha trovato. Nuovo appuntamento con la sporcizia, con l'immondizia, ai noi, nella città di Catania a cielo aperto. Questa volta, come testimoniato dalle immagini del nostro smartphone, siamo stati lungo un tratto della centrale via Caronda, parallela per intenderci della via Etnea, e questa è la situazione.
cumuli di immondizia lasciati appunto a cielo aperto, con la singolare situazione in cui si può ben vedere un cartello dove vi è scritto appunto il divieto assoluto di lasciare rifiuti, che invece puntualmente sono lì. E con queste giornate di bel tempo, con la gradazione atmosferica che aumenta, certamente non possiamo testimoniare la puzza, gli odori che emergono in questa zona. Tirata d'orecchie dunque sì, per chi di dovere dovrebbe chiaramente mantenere la città più pulita e sollevare, portar via questi rifiuti nel tempo più celere possibile, ma anche chiaramente a quanti questi rifiuti preferiscono lasciarli in questa zona comunque centrale della nostra città. In chiusura, come sempre, spazio alle previsioni del tempo, linea al nostro Marcello Consolo. Buongiorno Martina, grazie per la linea, buongiorno ai telespettatori. Nonostante il debole passaggio di aria fresca settentrionale, si prospetta una nuova ondata di aria calda africana sulla Sicilia. Oggi giornata mite, valori termici nella norma, cielo prettamente soleggiato al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio, vento debole o moderato al suolo, mari poco mossi sotto costa, mossi al largo. Sole, nubi e vento forte sul vulcano Etna, bel tempo sulle isole minori. Come dicevamo, da domani le temperature riprenderanno vigore nei valori massimi, favorite ed alimentate dall'alta pressione che domina sul Mediterraneo. Vi auguro come sempre un buon surip a tutti, a domani da Brevi Meteo. Nessun nuovo aggiornamento per questa edizione del nostro telegiornale, è tutto, grazie sempre della vostra attenzione, ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 23 con Futura Gol.